Salve a te, a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su God of War. Vi ricordo ragazzi il vostro sostegno corretto, assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissime, per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno, signore e signori, dopo che anche la volta scorsa abbiamo vissuto un episodio ricco di emozioni, oserei dire. Perché? Perché alla fine siamo riusciti a sfondare il ghiaccio che ci separava dalla punta dello scalpello. E come ci siamo riusciti? Ci siamo riusciti facendo cadere il martello stesso del gigante. Quindi dopo un paio di problemini alla fine ce l'abbiamo fatta. Il punto ragazzi è che una volta che siamo arrivati nel luogo dove era la punta dello scalpello, ci siamo ritrovati a fronteggiare i figli di Thor. E questa è stata una cosa abbastanza inaspettata, perché è vero, io insomma mi rendevo conto ragazzi che questi ci stessero cercando, però non mi aspettavo sinceramente di affrontarli già in quel momento. È stata una battaglia bella, veramente bella, intensa, che si è conclusa con la nostra vittoria e con la morte di uno dei due figli di Thor, il maggiore Magni. E quindi già questa cosa penso che preannuncerà un pochettino forse l'ira di Thor che è stato definito da Atreus il peggiore degli Aesir, quindi già questo è veramente molto incoraggiante, anche perché l'altro figlio ragazzi è riuscito a fuggire, quindi sicuramente comunicherà l'accaduto a chi di dovere. Il punto è che alla fine della battaglia Atreus ragazzi ha iniziato a tossire, purtroppo tossendo sangue, e già questo insomma non è un buon segno. Kratos gli ha toccato la fronte e si è reso conto quindi che la sua malattia, come sempre è stata definita, è tornata, e Mimir ha detto è malato, ha bisogno di Freya, quindi probabilmente lei magari in qualche modo riuscirà a curarlo. Fatto sta che quindi alla fine siamo riusciti a prendere un pezzo della punta dello scalpello del gigante, punta che ci permetterà tra l'altro di passare attraverso quelle porte ragazzi che sembravano inaccessibili, e che ci permetterà quindi finalmente di arrivare a Jotunheim. L'ultima volta ci eravamo salutati qui dopo appunto essere entrati dalla porta inaccessibile, considerata inaccessibile. Proprio così. Era un dio, ma l'ha ucciso. Un Aesir minore, forse, ma sì. Era figlio di Thor. Non minore, per niente minore. Ad Asgard non gradiranno. Le ho difeso, nulla di più. Non temo giudizi. Io temo più la vendetta che il giudizio. Da quando un dio può morire? Ecco, la tosse va proprio alla grande, oserei dire. Allora, qua c'è questo scrigno che purtroppo, ragazzi, è chiuso, è bloccato. Ah, e qua servono tre rune per poter accedere. Là sopra c'è una di quelle radici. Ah, è una di quelle cose che può esplodere. E non so, ragazzi, allora, guardiamoci un attimino intorno. Io attualmente di queste rune non ne vedo, per cui credo che la cosa più saggia da fare sia intanto salire di qua, ragazzi. E come avevo immaginato, Mimir ci ha confermato quello che temevo, che ovviamente da Asgard vorrà arrivare vendetta sicuramente. Però pure Kratos ragazzi non ha tutti i torti, perché Kratos alla fine si è difeso principalmente, sono stati loro ad attaccarci alla fine, ci hanno attaccato e non sappiamo neanche il motivo in effetti. Allora saltiamo di qua. Perfetto, vediamo un po' cosa c'è. Prendiamo questo argento, meraviglioso. Puoi farlo esplodere, figliolo? Ehi. Come è crollato, signori? Ah, adesso sì che potrà esplodere. Aspetta, ma posso tornare di sotto? Da qua di certo no, ragazzi. Probabilmente potremo tornare indietro una volta aperto il cancello delle rune. Ehi. Che sta succedendo? Daresti un'occhiata a questo. What the fuck? Da dove si torna indietro?
Ok, infatti qui ci siamo già stati. Aspetta però, come torno di là? Ecco, questa è una bella domanda, perché... accedere al cancello, ma da dove? Poi dovrei trovare quelle tre rune famose, ma da qui non vedo come poter tornare indietro, ragazzi, sinceramente. Allora. Allora si comincia. Intanto è disponibile, appunto, me lo ricordavo, il potenziamento del Leviatano, ragazzi, quindi... ovviamente andiamo a potenziarlo, ci aumenta di 15 la forza. Questo è veramente ottimo, perfetto. Tra l'altro, ragazzi, una cosa che giustamente qualcuno di voi mi ha fatto notare è che ad Atreus non ho dato effettivamente armature, quindi direi che per cominciare, ragazzi, magari questa potrebbe andare, anche perché non solo gli permette di riprendersi più velocemente degli attacchi nemici, ma ha anche assistenza a pietra curativa, quindi a volte Atreus trova pietre curative quando il Kratos è ferito. Questa è una cosa positiva. Quindi ecco fatto, perfetto. Gliela equipaggiamo subito. Ecco fatto, meraviglioso. Per quanto riguarda, ragazzi, potenziamento di armatura busto e fianchi, attualmente non posso fare niente perché non ho abbastanza risorse. Neanche per quanto riguarda il pomo dell'ascia, quindi per ora penso, ragazzi, che possa andare bene così. È stato un piacere anche per me, caro. Ti ringrazio. Ma allora, noi in effetti dovremmo andare di là. Ah, perché lì c'è ovviamente, ragazzi, quella porta lì. Ma se ci dà la possibilità di tornare di qua, è perché magari qualcosa avremmo potuto fare. Non credete, ragazzi? Se io facessi saltare in aria adesso quell'affare lì, cosa succederebbe? Si sbloccherebbe lo scrigno. Ma io da qui non posso più scendere, ragazzi. Non posso più far niente. Neanche da qui. Ah sì, da qui posso scendere. Meraviglioso. Bastava un attimo guardarsi intorno, ragazzi. Quindi intanto apriamo questo forziere incredibile. Mettiamo le mani sempre in mezzo ai morti marciulenti. Ok, ho trovato acciaio e simbolo delle ombre. Fatto sta che queste rune io qua in giro non le vedo. Ah, eccone una, la vedo, è là sopra. Perfetto. Quindi le altre due devono stare per forza qua, scusate, perché tornando di là non mi sembra di averne viste altre rune, quindi dovrebbero essere qua intorno. Mi sto seriamente guardando intorno, ragazzi, ma io le altre due non le vedo. Le altre due rune io non le vedo, ragazzi. Sarò mezza cieca io, ma veramente non mi saltano agli occhi. Come sempre la mia mancanza di attenzione non mi aiuta. E dire che io solitamente i dettagli li noto, però evidentemente non mi funziona allo stesso modo per le rune, che ovviamente magari mi servirebbero per aprire cose utili. Comunque, direi che possiamo scendere. È un pezzo d'armatura? Lo spero proprio tanto. Vabbè, io direi che andiamo, ragazzi, perché adesso sì, possiamo aprire questa porta. Non preoccupatevi. Allora, sbrigati. Kratos, ma è palese che non sta bene. Su. Ok, troviamo il punto giusto. R2 per colpire. È proprio qui. Fatto. Nuova porta sbloccata, andiamo. Ehi, ho appena capito che Magni non è tornato in vita. Interessante. So che gli Aesir devono trovare la loro strada per il Valhalla. Niente Valchirie, niente processo alle porte di Helheim. Forse è per questo. Ok. Quindi non è tornato in vita, anche se in effetti la domanda di Atreus, ragazzi, era più che legittima. Come cacchio fa un dio a morire? Però io non so se c'entri il fatto che Kratos stesso è un dio. Quindi forse un dio può morire per mano di un altro dio? Questo io precisamente non lo so. Fatto sta che questa ci serve. Signore e signori, ci serve assolutamente per poter aprire quest'altro forziere che era qua dietro. Quindi vieni, figliolo. Il forziere è proprio qui, vai. Ok. Benissimo, vediamo che altro troviamo di utile. Ok, altro acciaio. Mamma mia,
Fra tosse, starnuti, febbre. Mi chiedo quale sia sta malattia, ragazzi. In effetti, mi chiedo se sta radice ci servirà pure più avanti. Me la porto un attimo appresso, che non si può mai sapere. Io sto sentendo un rumore stranissimo. Quella la si può far saltare in aria, però. Oddio, sembra proprio in bilico. Però non è crollato. Cavolo, si regge veramente su un filo. Però, boh, strano ma vero. No, non è crollato, ragazzi. Comunque, direi che possiamo procedere. Di nuovo alla mano del gigante. La che vedo. Che posto è questo? I pescatori portavano qui il pesce e usavano questo congegno per mandarne una parte alla cucina dello Jarl. Il resto veniva messo da parte e venduto. C'è un'uscita sotto il pollice. Scopri la strada. Sì, la vedo. La porta. Allora, guardiamoci prima un attimo intorno, ragazzi. Qua non possiamo prendere niente. Di qua possiamo salire. E possiamo salire anche di qua, in effetti. No, adesso no. È bloccata la strada. Va bene, vorrà dire che ci arrampicheremo qui. Ah, ok, ci va lui da solo, perfetto. Pensavo di dovermi arrampicare. C'è una via verso l'uscita, dall'altra parte. Ok, aspetta ragazzo, che rifaccio un attimo il giro e riguardo le cose da qui, perché in effetti quel meccanismo lo posso colpire, ma bisognerebbe capire quanto è utile colpirlo. Intanto proviamo a muovere questa. Ah, ecco, è utile colpirlo, sì. Perfetto. Però posso ghiacciarlo io quel meccanismo. Sì, tu puoi arrivarci e mi butti quella catena, ovviamente. Sei pronto, ragazzo? Reggiti forte! Forza, ragazzo, forza. Vai, vai. Buttala, butta. Ah, no, mi serviva. Aspetta, mi serviva, mi sa. Mi serve per poter andare là sotto, perché mi sa che c'è qualcosa di utile. Intanto congeliamo sto coso. Saliamo di qua. E vediamo un pochettino... dove dobbiamo andare? Ah, di qua proprio non possiamo andare, quindi avrei dovuto fare questa cosa a prescindere. Perfetto, sei pronto, ragazzo? Mamma mia. Sta male, 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 ragazzi. Continua a tossire, a starnutire. Intanto apriamo questo. Ecco fatto. Trovato dell'argento ancora, mamma mia. Ok, intanto però posso buttare giù questa. Ah, che pro. Come sempre, cioè aprirmi queste scorciatoie, non capisco, vabbè. Comunque, intanto, dobbiamo procedere di qua, ragazzi, ovviamente. Quindi, utilizziamo la punta dello scalpello. Vediamo un po', è proprio qua. E l'altro punto è qui. Benissimo. Possiamo ancora procedere. La cosa divertente, ragazzi, è che voi nei commenti continuate a scrivermi. Siamo quasi. Di sorprese ce ne saranno ancora. Di cose epiche ne dovrei ancora vedere. Ogni episodio è così. Cioè, ogni volta penso di aver visto la cosa più epica che potessi vedere. E invece. Invece proprio no. Proprio no. Oh, se vado di qua, aspetta, torniamo indietro. Ma di là possiamo salire, tra l'altro, con quella catena. Vediamo, Vediamo un attimino dove andare, cosa fare. Oddio. Ah, sì, mi ricordo di sto posto. Vabbè, in ogni caso... Adesso vediamo, ragazzo. Infatti qua avevo già aperto, quindi... Mi sa che ci dobbiamo arrampicare proprio lì. Proprio a quella catena. Aspetta, ragazzo, che arrivo. Devo rifare il giro, accidenti. Perfetto, ok. Arrampichiamoci di qua. Ciò che abbiamo fatto, ragazzo. Scalare un gigante morto. Cavalcare un martello in caduta. Combattere i cattivi. Cosa pensi avrebbe detto, mamma? Che hai fatto molta strada. Grazie. Ok, finalmente gli ha detto qualcos'altro di positivo. Ok, siamo usciti, ragazzi. Sì, sì, questo era l'ingresso, insomma, dove siamo arrivati all'inizio. Però qua questo possiamo aprirlo adesso. C'è qualcosa di là. Un attimo, ragazzo, un attimo. Fammi vedere cosa c'è qua dentro. Ok, quanti punti ha sto collo? Scusa. Sì, un attimo, ragazzi, un attimo. Ok.
Perfetto. Ci deve essere qualcosa di utile qua dentro. Speriamo di sì. Anche se effettivamente adesso dovremmo tornare al lago dei nove. Camere nascoste. Ok, camera aperta una di sette. Quindi questa è una proprio di quelle opzionali, probabilmente. Camera nascosta di Odino. Guarda qui, un altro. Ah, la conosci già, non è vero? Tamur, il gigante muratore. Crea un muro attorno a Jotunheim. Doveva essere il suo capolavoro. Voleva solo proteggere la sua gente. L'inizio è bruciato. Avrei preferito che fosse bruciato l'ultimo pannello. Che peccato. Ok. Altro altare trovato, ovviamente. E racconta la storia di Tamur, il gigante muratore. Vediamo un po'. Più grande muratore, uno dei giganti più grandi. Discusse con suo figlio Hrimthur, lo colpì e si perse cercandolo. Thor gli conficcò lo scalpello in testa e schiacciò un'intera città. Tamur stava costruendo un muro intorno a Jotunheim per proteggere i giganti dagli Aesir. È mai stato finito? Mi sa proprio di no. Però di qua, ragazzi, allora c'è quest'aura che circonda questa stanza. Probabilmente sto facendo qualcosa di secondario, ragazzi, quindi possiamo essere abbastanza contenti di sta cosa. Una prigione. Questo spiegherebbe la potente serratura magica. Ah, ma c'è di più. Sento come se laggiù qualcosa ci stesse aspettando. I presagi nefasti sono il tuo forte, ragazzo. Che genere di cosa? Non so. Qualcosa di potente. Qualunque qualcosa cosa di sia, potente. Ragazzo, ce la faremo. Siamo arrivati fin qui, no? Beh, sì, direi. Però se c'è qualcosa di potente che ci aspetta, perché magari c'è una ricompensa altrettanto succulenta. Non lo so, vabbè. Intanto apriamo qua, ragazzi. Cosa ho raccolto? Dell'argento. Qua sopra cosa c'è? Vediamo un po', vediamo un po'. Un altro scrigno incredibile. Direi di aprirlo tipo now. Che la roba in più è sempre utile. Segno seghettato delle ombre. Va bene. Questo è uno di quei ponti, diciamo, per viaggiare più velocemente. Cos'è quella roba? Non mi fido. Cos'è quella roba in mezzo alla stanza? Che cavolo è? Una valchiria imprigionata. Ce l'ha fatta. Una valchiria? Pensavo fossero solo degli spiriti. Occhio, ragazzi. Una valchiria in carne e ossa. Non conosco avversari più temibili. Non attacca. Lo sa che siamo qui. Sconfiggi una valchiria? Ed è secondaria, infatti. Non pensavo di ritrovarmi una valchiria di fronte. Ehi! Oddio. Oh, questo mostro è un guaio, ragazzi. Oddio. Terribile. Ciao, cara. Oddio, mi ha fatto tipo malissimo. No, era troppo lontana. Oh, cavolo. Ok, approfitto. Io non penso che ci riuscirò, ragazzi, sinceramente. Ah, mannaggia, mi ha beccato. Porca vacca. Oddio. Vai, ragazzo, colpiscila. Vai. Intanto mi rigenero un attimino. Minchia, ma sta attacco. Cioè, non posso evitarlo in alcun modo? Che cavolo. Oh shit. Cioè, i suoi attacchi in generale non riesco ad evitarli in alcun modo? Giù di ira. Mannaggia, mi ha evitato tantissimo. Sto per morire fra un po', eh. Ok. Ah, forse dovrei provare magari a pararlo, ragazzi, con lo scudo. Quell'attacco incredibile. Tutti i suoi attacchi incredibili, forse dovrei provare a pararli con lo scudo. Gemma vitale, datemi gemme vitali. Ah, merda, proprio mentre mi stavo curando, porca vacca. Sto per morire. Ok. Se mi parassi più spesso non morirei, almeno. Ecco, sono morta. Porca vacca. Proviamo ad usare la pietra incredibile della resurrezione. A few moments later. Vai. Sì. Ce la faccio. No. Ah! No! Andiamo,
in piedi. Porca vacca, che sfiga, ragazzi, per poco. Per poco. E niente, mi fanno ripartire da qua, ma lo devo fare per forza. Tra l'altro qua c'è questo scrigno che io me l'ero perso. Allora, forse adesso, sapendo quello che devo fare, non avrò poi tanta difficoltà, mi auguro. Devi essere pronto. Ok. Adesso che so che non devo schivarla, ma... ma pararmi è già diverso. Ah! Ecco, se mi toglie lo scudo è un guai. Ok. Porca miseria. Boom, bitch! Vai! Ok. Forza, ragazzo! Boom! Ok. Ok. Così ci piace. Oh. Oddio, quelli rossi non li posso evitare. Proviamo ad usare ira, ragazzi, adesso. Non eviterai la mia furia. Vai. Boom, 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 boom. Ehi. Ok. Padre, occhio. Cazzo. Carola, non mi sono coperta. Vai. Ok. Io non so, ragazzi, se avrei potuto evitare di rifarlo, però visto che ormai ci sto. Vai. Dai, 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 che stavolta ce la famo. Aia. Eh sì, infatti ha fatto malissimo, figliolo. Vai! Ancora, forza! Boom, 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 boom! Figliolo, colpiscila! Forza! Ok. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Dai che ci siamo. Dai che ci siamo stavolta! Dai che ci siamo stavolta. Sì. Mi avete liberata dalla mia forma corrotta. Ve ne sono grata. Ma le mie sorelle sono ancora in trappola. Prendete il mio elmo, trovatele, liberatele. Il destino delle Valchirie è nelle vostre mani. Bella pure sta cosa però, eh. Ok, dove lo mettiamo non lo sappiamo, ma bella pure sta cosa. Il fato delle Valchirie. Oh. Sembra importante. Ed è un eufemismo, ragazzo. Che sai di loro? Bella domanda. Eppure è arduo rispondervi. Ne so più di altri, ma gran parte della loro storia è avvolta dal mistero. La mia esperienza con le Valchirie finisce con la mia prigionia. Stai evitando la domanda, testa. Come ti ho detto, fratello, è complicato. Non so come o perché divennero creature tanto sciagurate, ma forse se ne potessimo liberare altre. Vuoi che ne combattiamo altri? Il fato delle Valchirie, ragazzo. Non esiste un'impresa più onorevole. Sarà pericoloso. Non è mai stato un problema, no? Beh, in effetti. Così si fa. Allora, sta cosa è interessantissima, ragazzi, perché a quanto pare quindi in queste stanze segrete ci sono le Valchirie rinchiuse. È accettato un favore leggendario. Le Valchirie corrotte sono esseri potenti che si trovano nelle profondità delle camere nascoste di Odino e in altri regni. Sconfiggerle non è semplice ed è necessario un equipaggiamento adeguato. Trova e sconfiggi tutte le Valchirie corrotte per scoprire la verità e ricevere ricompense leggendarie. Quindi non solo ti raccontano alla fine in effetti cosa diavolo sia successo a ste Valchirie, ma ti danno anche belle ricompense. Wow, l'elmo della Valchiria Gunr. Suo spirito resiste, bramoso di riunirsi con le sue sorelle. Adoro. In più ci sono tante altre cose qui, ragazzi, e ci ha dato un bel po' di punti esperienza.
Adoro tutto. Acciaio asgardiano. Metallo di Asgard trovato sui resti delle armature delle Valchirie. Si usa per potenziare armature, pomi e talismani con i poteri delle Valchirie. Quindi ok, in quel caso probabilmente se si vogliono fare, insomma, equipaggiamenti ispirati appunto ai poteri delle Valchirie. E vabbè, queste sono gemme vitali. E questo invece, questo coso qua, penne del servitore caduto. Un incantesimo aumenta leggermente la velocità massima di scatto. Ok, bello. Devo dire, ragazzi, che pure questa cosa l'ho trovata veramente interessante. Per cui direi che adesso abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Ma cos'è sto rumore che continuo a sentire? Cosa cacchio è sto rumore che sento? Vabbè, comunque da qua non possiamo uscire, ragazzi. Suppongo che questa porta non potremo aprirla, infatti. Ah, è un corvo iodino, ecco che cos'era. Ok, perfetto. Ne abbiamo tolto dai piedi. Adesso possiamo quindi uscire, ragazzi. E dopo aver fatto anche questa missione secondaria, non mi aspettavo che fosse una secondaria, ma sono stata comunque contenta di farlo, possiamo uscire. Quindi dirigerci di nuovo verso il lago dei Nove. È stata una bella esperienza. Complicatuccia, anche se probabilmente questa sarà stata una delle più semplici, probabilmente, ma bella. Eccoci qua, ragazzi. Immaginavo che quell'alone azzurro all'ingresso stesse a significare qualcosa di importante. È davvero intrigante anche questa storia delle Valchirie. Direi quindi che possiamo uscire adesso e dirigerci di nuovo quindi verso il lago dei Nove per tornare ovviamente, ragazzi, sulla via della storia principale. Forse Freya dovrebbe dare un'occhiata al ragazzo. No, ora sto meglio. Dovevo solo riprendere fiato. Adesso dove andiamo? Ora che abbiamo lo scalpello del gigante, dobbiamo scoprire la luna del viaggio per Jotunheim da incidere sul sommo portale e sbloccare il viaggio tra i regni fino alla terra dei giganti. La conosci? Ahimè, no! Ma secondo il serpente, i giganti affidarono quel segreto a Tyr. Tyr è morto, no? Sì, ma la sua camera segreta è qui vicino. Le porte si trovano sotto il tempio, sommerse dal lago per generazioni, finché il nostro amico serpente non si è spostato. Lì troveremo la leggendaria runa nera di Jotunheim. Potremmo esplorare ancora. Ora abbiamo lo scalpello e la camera è sempre lì. È un peccato non usare la barca. Vedremo. Lo so, sarebbe intrigante sicuramente, ragazzi, andare a scoprire anche le altre camere segrete e, insomma, le altre Valchirie, però lo sapete, ragazzi, è chiaro che il matrimonio questo l'abbiamo già affrontato. Ma Freya come finì a vivere da sola nei boschi? Quello fu un atto davvero crudele, persino per Odino. Come se il matrimonio non fosse abbastanza. Freya si meritava ben altro. Lei sopportò ogni genere di affronto in nome della pace e della sicurezza del suo popolo. Ma la follia di Odino, la sua tirannia, la corruzione della sua magia divennero troppo anche per lei. Alla fine troncò il rapporto. Odino era furibondo e la maledì molto più di quanto Freya temesse. Ecco. Ma la magia di Odino era più debole. Dopo tanto tempo insieme, lui conosceva le sue debolezze e le lanciò delle maledizioni impossibili da spezzare. Oh, come non poter lasciare Midgard? La privò del suo spirito guerriero. Freya non poteva combattere né difendersi. Non poteva ferire nessun essere vivente, né con incantesimi né con spada. In questo mondo non le restava altro che isolarsi. Povera Freya. Nei suoi panni ti sputerei in faccia anch'io. Già, farei lo stesso. Ok, quindi ecco spiegato tutto, ragazzi. Ma alla fine Freya ha detto basta a Odino. E Odino, ragazzi, cioè sto Odino tipo parecchio stronzarello pure lui, le ha mandato le peggio maledizioni. Cioè, ammazza. Che storia di vendetta. Quindi adesso dobbiamo in effetti, ragazzi,
cercare prima la runa con cui poi poter aprire questo benedetto cancello per Jotunheim. Poi dovremmo sbloccare anche la possibilità di andare a Jotunheim. Quindi non era così diretta la cosa. Come vi stavo dicendo un attimo fa, ragazzi, la questione delle missioni secondarie ne abbiamo già parlato, ovviamente. Purtroppo mi piacerebbe, però la serie me lo impedisce, ragazzi. Cosa abbiamo trovato? Ma tra l'altro dove sto andando? Scusate, pensavo di stare riducendo la... Oh, ho trovato dell'oro. Di stare riducendo la distanza. Ma dove cacchio è sta stanza? Sta camera segreta di Tyr? Di qua? Sto cercando di seguire la bussola, ma... Hai notato qualcosa laggiù? Quella torre? Non vedo torri. Forse ho le visioni. Beh, non saprei. Cioè, Atreus continua a sentire voci, a vedere cose. Probabilmente dobbiamo salire di qua, ragazzi. Mi sa proprio di sì. Ah, è questa la stanza segreta di Tyr. Ah, ok. Perfetto. Andiamo. Vediamo un po' che cosa nascondeva Tyr. Eh sì, mi sa proprio di sì, ragazzi. Quindi vediamo di aprirla. One. Two. No, dovrebbe essere qua. Ok. Sì, perché le prime porte ne avevano due di punti. Queste altre tre. Stiamo entrando nella camera di Tyr. Wow. Ok, allora non ci resta che esplorare questa camera, ragazzi. Un altro altare, ma è stato distrutto. Però manca il pannello centrale. Credevo che Tyr fosse un dio, non un gigante. Sì, ma era amato da tutti, giganti inclusi. È stato l'unico oltre a me ad avere in dono la loro vista speciale. Ehi, chissà se i giganti hanno dedicato un trittico anche a me. E chi lo sa. Allora, qua non possiamo fare niente attualmente, quindi dobbiamo prima esplorare. Avanti. Aspetta, vieni, ti insegnerò a leggere. Non è necessario. Tu mi hai insegnato tanto, ora ti insegno qualcosa io. Così potrei usarlo dolce. Anche se io non sarò con te, ci divertiremo. Va bene. Atreus. Avanti. Tu già lo parli. Leggerlo non sarà difficile. Io so leggere, ragazzo, ma non questa lingua. Sei a metà strada, quindi. Ok, le rune rappresentano tante cose. Gli dèi o gli animali. Aspetta. Oh, vado troppo veloce. Scusa, non io. Non è questo. Senti questo odore. Non sono stato io. Sì, lo sento. Sembra... pioggia. Oh! Tu hai rovinato tutto. Me l'ero guadagnato quel martello. Ma ora tutti penseranno che l'ho avuto solo perché Magni è morto. Mi scherniranno. Ma se io uccido te, nessuno riderà di me. No! Quanto sei stupido. Ma hai preso da tuo padre oppure da tua madre? Era stupida e racchia. Zitto! Non farlo, non farlo, ragazzo, non lo fare. Tu non ne sai niente di mia madre. Oh, è vero. Ma tra poco ci conosceremo molto meglio. Tu sarai il mio nuovo fratellino. Non appena avrò ammazzato tuo padre! Mettila! Che cazzo è successo? Mi sa che l'ho steso! Emmo no, Emmo basta! Alla fine ne resto! No, no, è dai! Alzati, fratello! Datemi un attimo, stavo per premerli. Cioè, volevo che ci fosse un attimo di pathos. Mi sa che mi toccherà rivedere avanti. Tutto. Porca vacca miseria. Cioè, comunque, ragazzi, a parte che prima ho detto male il nome, perché ho detto Magni, quando invece si legge Magni. E vabbè. Cos'è? Porca miseria, mo pure questo. Ok, ragazzi, è arrivato il momento di suonargliele. Mo basta. No. Ah, bello, ma indietro. Con chi ti avrà a che fare, eh?
No! No! Non è ancora finita! Ah, te la scogli di nuovo, poverino! Fratello, sta male! Ma che gli Atreus. È successo? Devi portarlo da Freya, presto! Non c'è altro modo! Ma cos'ha? Oddio! Eh sì, questa cosa ha assoluta priorità. Ragazzi, oddio, ma chissà che gli è successo. Comunque è palese che Atreus ha dei poteri. Ragazzi, questo è chiaro, non sappiamo quali, ma ne ha. Dobbiamo portarlo da Freya, porca miseria. E di qua la barca. Ma faremo in barca, in tempo. Freya non è lontana. Io mi auguro di sì. Spero che ci aiuti. L'ultima volta Kratos se n'è andato offeso. Madò, ma che gli succede? Andiamo, andiamo. Muoviamoci. Devo andare dritto di qua, mi sembra. E si sta preparando pure una bella tempesta, eh? Non me l'aspettavo. Di nuovo, ragazzi. Cioè, ho detto, arriviamo a... alla stanza segreta di Tyr. La esploreremo. Fratello, Odino ti osserva. Specialmente ora che hai iniziato a sterminare la sua stella. La foresta di Freya è un punto cieco per lui. È la destinazione perfetta e solo lei può. Cosa gli sta succedendo? L'ho già visto nei mortali. Un conflitto della mente che si manifesta come malattia corporea. Mai visto in un dio. Ma un dio che crede di essere mortale. Non oso pensarci. Ci siamo quasi. Oddio, cioè in che senso? Non so a cosa si stia riferendo, ragazzi. Cioè, malattia mentale che si manifesta sotto forma di malattia corporea. Conflitto mentale, ha detto, una roba del genere. Però, scusate, se lui è figlio di un dio... questo fa di lui un dio o un semidio? Perché la madre non era una dea. Quindi comunque nel suo sangue scorre il sangue di un... Anche il sangue di un dio. Resisti, Atreus, resisti. Qualcuno ha chiamato il serpente. Chi ha suonato? Infatti era il corno. Dai, quanto tempo ci vuole? Impazienza di Kratos. Aspetta. Ci siamo? Forza, forza. La febbre sale. Inizia a tremare. È grave, sbrighiamoci. Lo so, non mi fa correre. È straziante sta cosa. Non mi fa correre. Non mi fa andare più veloce di così. Ditemi che è in casa, vi prego. Freya! Apri la porta! Ci serve il tuo aiuto! Donna, mi senti? È urgente! Sono sempre una dea, vattene via! Il ragazzo sta male! Freya! È malato. Entrate. Questa non è una normale malattia. La vera natura del ragazzo, la tua natura, si agita dentro di lui. Così è colpa mia. Mi aiuterai? Certo. C'è un raro ingrediente che si trova solo a Elaim, il guardiano del ponte dei dannati. Mi serve il suo cuore. El. Il regno dei morti, lo conosci? No, non questo.
È una terra dal cielo implacabile. Nessun fuoco può ardervi, nessuna magia in tutti i 9 regni può sprigionarvi una fiamma e contro i morti. La tua ascia di ghiaccio sarà inutile. Dovrei trovare un'altra arma. Dovrò tornare a casa. Ho un passato che avevo giurato di seppellire per sempre. Chi eri prima non ha importanza. Il ragazzo non è il tuo passato, è tuo figlio. E ha bisogno di suo padre. Questa runa apre il ponte verso Ilaim. Quando ci sarai, non dovrai in nessuna circostanza attraversare il ponte dei dannati. Da lì non si torna, hai capito? Ragazzo! Emily! Devi far presto. Un sentiero nel giardino porta la mia barca, prendila. Torna a casa, ritrova il tuo passato, fa ciò che devi. Ma portami il cuore del guardiano del ponte e tuo figlio potrà sopravvivere. Ora. Freya. L'ultima volta io sono stato... No. Fai bene a dubitare della parola di un dio. Non devi giustificarti. Non con me, non per questo. Con me sarà sicuro. È la promessa di una madre. Oddio ragazzi, oddio. Allora, era chiaro che Freya si fosse affezionata a loro, ma soprattutto ad Atreus. A quanto pare anche lei è madre e quindi ovviamente vede nel ragazzo, no, una specie di figlio, diciamo così. Quindi con le premure da madre ha aperto soltanto quando Kratos ha detto il ragazzo sta male. Ma è stato bellissimo questo momento fra di loro, perché è stato bello vedere che Kratos comunque stesse per chiederle scusa. Che ha detto l'ultima volta sono stato scortese, probabilmente irrispettoso. È stato bello che lei invece gli abbia detto di non preoccuparsi, che terrà al sicuro Atreus. Bellissimo, bellissimo pure questo momento, ragazzi. E però, essendo Atreus malato, dobbiamo andare in questo regno di Helheim, mi sa che l'ha chiamato. Il regno dei dannati? L'ha chiamato il regno dei morti, mi sa che ha detto. E quindi ci servirà il cuore del guardiano del ponte dei dannati, mi sembra di aver capito. Che ci ha proibito di attraversare, tra l'altro, perché probabilmente se lo si attraversa, ragazzi, si entra nel regno dei morti. Da lì ovviamente non è più possibile tornare. Regno dove regna il gelo più incredibile. Vero, Robin? E quindi l'ascia non serve a niente, ha detto nessun incantesimo di nessuno può essere capace di accendere un fuoco lì. Devi trovare un'altra arma. Lui ha detto devo tornare a casa e risvegliare un passato che avrei voluto dimenticare, e quindi a me mo mi si apre un mondo perché mi sto chiedendo quale altra arma. Sta registrando la mano. Vai, vai, vai. Amore, tanto ho quasi finito. Scusa, scusa. Quindi mi stavo chiedendo quale altra arma, a quale arma sta facendo riferimento, per caso a quelle che mi stanno venendo in mente? Sta per caso facendo riferimento alle lame del caos? Potrei esplodere, ragazzi. Potrei esplodere. Allora, io direi che ovviamente per oggi ci fermiamo qua. Ogni episodio di questa serie, ragazzi, mi regala qualcosa di fantastico. Cioè, è sempre un'emozione giocare questo gioco. In qualsiasi momento è una dannata emozione. Adoro. Come sempre, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!